Oggi esploreremo una delle strade probabilmente più borboniche di Napoli. Infatti, via Foria, in soli 3 km, ripercorre tantissime opere realizzate dalla dinastia che regnò su Napoli per circa 150 anni prima dell'unità. Cominciamo il nostro percorso partendo da Piazza Carlo III, intitolata quindi al primo re della dinastia borbonica, e guardiamo subito a destra perché troveremo il Reale Albergo dei Poveri, che fu da lui costruito per ospitare tutti i poveri del regno. Guardiamoci poi invece subito alla sinistra e noteremo i giardini della piazza. 100 anni fa, questi erano i binari di una stazione ferroviaria. Infatti proprio qui c'era il capolinea della ferrovia Lifana che portava da Napoli fino al Matese. Oggi la stazione è diventata un albergo. Non ci possiamo neanche distrarre un attimo, perché immediatamente dopo troviamo la chiesa di Sant'Antonio Abate, che nacque ai tempi di Roberto d'Angiò, e nella sua storia fu prigione di eretici, come ad esempio la suora Giulia di Marco. Per giunta, proprio in questo punto, finisce il famosissimo Buvero di Sant'Antuono, che è uno degli ultimi mercati popolari della città. Ed ecco che subito dopo compare l'Orto Botanico di Napoli, che non è fra i primi in Italia, dato che il primo fu quello di Palermo, scelto proprio dai Borbone, ma diventò presto un ritrovo di scienziati di grandissimo calibro. Quest'orto fu fondato da Giuseppe Bonaparte nel decennio francese e riprese un progetto incompleto firmato da Ferdinando IV nel 1798. In una corsa borbonica che rappresenta Via Foria, nella salita che troviamo alla nostra destra, troveremo la Facoltà di Veterinaria, che fu fondata nel XVIII secolo da Ignazio Dominelli, che era un medico messinese. Chiediamoci da dove viene questo nome, perché Foria è abbastanza difficile da ricostruire. Secondo Gino Doria, è molto probabile che il nome di Via Foria derivasse da Strada di Forino, per la presenza del palazzo dei Principi Caracciolo di Forino, che fu costruito nel Settecento. Se alla nostra destra c'è un vicoletto via Piazzi che porta ai giardini di Babuc e che abbiamo raccontato in un altro video, alla nostra sinistra c'è la caserma Garibaldi, che ha ben poco di garibaldino. Sembra un castello, ma in realtà erano torri di guardia aragonesi inglobate all'interno di un edificio. Ferdinando II di Borbone la destinò ad accademia militare per i figli dei soldati. C'era infatti una borsa di studio che poi avrebbe portato al collegio militare dell'Annunziatella. Oggi ci sono gli uffici del giudice di pace, anche se da anni si parla di trasformarla in un museo. Continuiamo a camminare e troviamo uno slargo immenso, che oggi chiamiamo Piazza Cavour. Un tempo questo era proprio il punto in cui confluivano tutte le acque provenienti da Capodimonte che passavano per Via della Sanità. E prestiamo attenzione ai giardini, perché troveremo la statua di Mariano Semmola, che fu uno dei più illustri luminari della scuola medica napoletana. E adesso cambiamo, guardiamo subito a sinistra perché troveremo Porta San Gennaro. Questa era una delle 26 porte che caratterizzavano la città di Napoli e chiudevano appunto le mura medievali. La nostra passeggiata sta per finire, ma guardiamo adesso i palazzi grigi, che sono unità residenziali, e anche il liceo. Questa è una cosa un po' ironica, perché la dinastia borbonica era molto attenta alla cura del paesaggio. Anzi, c'era una legislazione particolarmente severa, per giunta alla prima d'Italia. E adesso ci apprestiamo ad entrare in quello che era il Largo della Nuova Cavallerizza, un luogo che non era per nulla borbonico. Alla nostra sinistra troviamo la Galleria Principe, che sostituì le Fosse del Grano, mentre invece, alla nostra destra, ci stiamo per fermare davanti all'edificio della Cavallerizza. Sì, perché nacque come caserma in tempo vicereale e sotto re Ferdinando I fu trasformato nel museo archeologico che ancora oggi attira visitatori da tutto il mondo.